D'Alena come gruppo fa parte del Consorzio Creta, pertanto il Consorzio Creta è presente qui per l'organizzazione degli eventi scientifici e il gruppo D'Alena è un partner importante del Consorzio Creta, anche fondatore, e si occupa dei settori relativi alla bonifica di siti contaminati, alla gestione dei rifiuti urbani, speciali, alle bonifiche d'amianto. In questa regione dove i problemi ambientali sono seri e sono relativi alla gestione delle acque, alle bonifiche dei siti e alla gestione di rifiuti urbani, il gruppo D'Alena partecipa attivamente al processo di evoluzione ambientale in questa regione e in questa occasione si presenta come partner di amministrazioni o di imprese che volessero comunque risolvere il problema come ecosostenibilità del loro intervento e soprattutto per la programmazione della gestione dei rifiuti. Ingegner D'Alena, una cosa traspare da quella che è la vostra attività, quello che viene visto come un problema, il rifiuto, diventa una risorsa. In questi giorni abbiamo discusso molto sulla gestione dei rifiuti, c'è ancora una crosta culturale in questa regione dove si pensa allo smaltimento dei rifiuti, io ho detto alle amministrazioni, al Ministero, dovete pensare ai rifiuti come risorse, non come le bestie nere del quale dobbiamo disfarsene. I rifiuti sono risorse, non dobbiamo pensare allo smaltimento dei rifiuti, ma dobbiamo pensare anche in momenti di crisi come questo con il costo del petrolio e quindi a un recupero, a un riuso dei rifiuti, intendendoli appunto come risorse. La costituzione del rifiuto è essenzialmente costituita dalle materie prime che noi utilizziamo per poter quindi produrre i rifiuti. I rifiuti devono essere recuperati, soltanto la fase residuale può andare in discarica, ma rappresenta veramente una percentuale molto 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 bassa.